Ciao a tutti ragazzi, oggi andiamo a finire questo tour con la De Koenig, 20ª tappa, una cronometro, nella prima parte una cronometro per veri specialisti, nel finale una cronoscalata con la planche de Bercy. Ricordiamoci che con Alaphilippe dobbiamo provare a difendere questa maglia gialla che abbiamo di 33 secondi su Bernal, 34 su Roglic, 59 su Fuglsang e 1 minuto 01 su Pinot. Sarà veramente difficile, speriamo anche in una condizione di gara positiva. Ed eccoci alla partenza di questa lunghissima crono. Abbiamo una condizione di gara normale, quindi né positiva né negativa, quindi può andare anche abbastanza bene, diciamo. Ora occhio a queste curve, non fatte proprio benissimo, però va bene. Andiamo ad usare bene lo sforzo, ricordandoci di quando l'abbiamo fatta con Godù, che la prima parte va veramente dosata a minimo sforzo per poi dare tutto sulla planche de Bercy. Andiamo di fare una bella crono con Alaphilippe. Il primo settore ci dà che dobbiamo passare il 16.07, vediamo di stare su questo obiettivo. Intanto controlliamo appunto i nostri rivali quando passeranno, cosa faranno al primo intertempo, soprattutto Roglic, perché sarà da lui che ci dobbiamo difendere più che da Bernal. Ricordo 33 secondi su Bernal e 34 su Roglic, abbiamo di vantaggio. Usiamo bene le energie. Occhio alle curve, disegniamo linee buone. Ecco, adesso mi sa che ci dobbiamo levare dalla posizione a cronometro. Ora ci andiamo subito a rimettere. Andiamo ad usare bene lo sforzo. Qua anche dobbiamo levarci dalla posizione a crono. Bene, usiamo bene le nostre energie. Vediamo Bernal là davanti, quindi più o meno un buon segno. Almeno abbiamo un distacco normale. Quindi ci sta, stiamo andando bene, credo. Come, 16 minuti e 07, il nostro obiettivo. Speriamo di riuscirci a passare. Ovviamente il tempo che viene comandato da Dennis a 15.59, quindi ci abbiamo anche bello vicino. Tanto al secondo intertempo va in testa il nostro Evenepoel a registrare questa cosa, anche con un gran tempo rispetto a Rohan Dennis, ben 11 secondi migliore. Evenepoel aveva una condizione positiva, però ovviamente io devo farla con Alaphilippe. Andiamo a provare a difendere questa maglia. Non ci interessa la tappa. Primoz Roglic, primo intertempo 16.03. Attenzione, abbiamo il primo rilevamento del nostro rivale diretto. Quindi vediamo noi. Secondo me siamo anche un pelo troppo alti. No, no, dai. No, siamo più o meno in linea. Vediamo. Perfetto, 16.03, come Roglic. Per ora va bene. Siamo subito dietro, lì in quinta posizione. Ora mi pare che in questa seconda parte di crono che porta al secondo intertempo bisogna iniziare a dare un po' più di sforzo, ma non troppo, senza esagerare, rimanendo comunque consapevoli che ci sarà poi la scalata finale alla planche de Bercy ed è lì che si farà la differenza. Intanto vediamo sempre più vicino Bernal, che è buono perché questa prima parte di crono dovrebbe appunto essere più favorevole al nostro Alaphilippe che a Bernal. Bernal avrà la scalata finale a suo favore. Mentre ci indicano i 20 km ancora alla conclusione di questa crono. Crono interminabile. Lasciami
Per ora ci stiamo tenendo molte energie per la pranzo buffet. Secondo intertempo, ci batte il tempo di Evenepoel Thomas. E ho paura quando passerà Roglic, ho paura che batta tutti al secondo intertempo. Ora non vediamo più Bernal. Vorrei che stiamo andando un po' troppo piano, ma non credo. Molle ma al traguardo, in testa batte Froome, addirittura. Eccolo lì Bernal, lo ritorniamo a vedere, quindi direi va bene. Allez, Trentanove-23, il nostro obiettivo nel secondo intertempo. 39-23 che sarebbe la quarta posizione ora. Vediamo se riusciamo a farla. Anche se deve ancora passare comunque Roglic, che mi sa che distruggerà il tempo di Thomas, ho questa paura. Waterpulse si mette secondo all'arrivo dietro Molle ma. Sta per finire questo tratto di leggera salita, ora ci sarà una piccola parte di discesa e poi dovremmo arrivare all'intertempo. Ora tira una sprintata qua Bernal, non so se farla anch'io la sprintata, ma sinceramente non ne vedo così bisogno essendoci subito una curva. Andiamo a fare queste curve perfette. Fatte perfette, ora rimettiamoci in posizione da cronometro e non diamo troppo di sforzo. Metto anche un attimo in posizione aerodinamica sfruttando la curva. No, 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 qua la posizione aerodinamica non serve. Rischiamo in quella curva, riusciamo a farla bene. 39-23 il nostro obiettivo, andiamo a vedere che stiamo per arrivare appunto al secondo intertempo. Secondo intertempo che mi sa che ha fatto il tempo Roglic, quarto 39-25. Quindi noi dovremmo passare in 2 secondi meglio, cosa che non credo che avvenga. Penso che siamo in un pelo di ritardo. Sì, così è, siamo in ritardo rispetto al nostro ideale. Molto in ritardo. Vediamo di rifarci nell'ultima parte. Ora Simon Yates in testa 55-27. Perfetto, io direi che da adesso inizia il momento più cruciale di questo cronometro. Siamo dosati, credo anche fin troppo. Ora bisogna dare tutto in quest'ultima parte di salita con il nostro Alaphilippe. Bernal va davanti. Abbiamo quasi finito già il gel rosso. Che non va bene aver già finito il gel rosso adesso. Mettiamoci un po' in posizione da cronometro. Sì.
Vediamo, aver già finito la barra rossa non va tanto bene perché non ci permette di attaccare. Noi andiamo più piano. Sono curioso di vedere il tempo che andrà a fare Roglic. Capiamo un attimo se riusciamo a provare a difenderla questa maglia. Abbiamo 34 secondi di vantaggio su Roglic, 33 su Bernal. Paura di essermi dosato un po' troppo nella seconda parte di questa crono, quella che portava appunto al secondo intertempo. Bernal purtroppo ci sta scappando dalla nostra vista, quindi non è un buon segno. E ora vediamo l'ultimo chilometro, che Bernal ci è già entrato. Noi ancora no. Ora dovremmo anche scoprire Roglic cosa va a fare. 55-29. 55-29, quindi dobbiamo stare nei 55 e 59, diciamo. Qualcosina in più in realtà. Posizione da crono, 55-59. Forse ci riusciamo. Forse ci riusciamo. Forse ci siamo riusciti. Andiamo a vedere le classifiche, forse ce l'abbiamo fatta. Ma che crono abbiamo fatto con Alaphilippe? Che crono! Quarta posizione a 23 secondi dal vincitore Simon Yates, che si è messo dietro Roglic di soli 2 secondi, quindi direi che da Roglic appunto perdiamo 21 secondi, quindi tutto nella norma, diciamo, per tenerci la maglia gialla, che è ancora nostra, quindi vinciamo, si può dire, questo tour, perché c'è solamente più la passerella finale sui Champs-Élysées. Vinciamo questo tour davanti a Roglic di soli 13 secondi, e terza posizione di Pinot, che si va a scavalcare sia Bernal che Fuglsang, e si prende il podio di questo tour. Andiamo a giocarci l'ultima tappa. Ultima tappa di questo tour, appunto la passerella finale agli Champs-Élysées, ma occhio che ci stiamo ancora giocando la maglia verde con Bennett. 2,5 km al traguardo volante, siamo qua con l'umpire che tira e noi subito dietro per provare ad andare a prendere i punti del traguardo volante. Occhio a Groenewegen, che lo vedi qua che spunta fuori Van Aert, che gli lancerà sicuramente la volata. 1 km al traguardo volante, parte appunto Groenewegen, si prende un attimo alla sprovvista. Ma noi direi che va benissimo anche arrivare secondi al traguardo volante, che però stavamo anche quasi per vincere. Però secondo il traguardo volante io direi che va bene, perché Groenewegen è secondo 200 punti, noi 250, stiamo riuscendo a difenderla bene, credo. 7 km all'arrivo, eccoci con Sam Bennett per provare a riuscire a anche vincere una tappa con Bennett, perché se non erro non ci siamo proprio riusciti in questo tour a imporci con Bennett in una volata. Sempre tanti piazzamenti, secondo, terzi, anche quarti, ma mai una vittoria, credo. Quindi proviamo a prenderci questa vittoria negli Champs-Élysées, che sarebbe ancora più bello. Qua Jakobsen che ci sta proteggendo. Ora andiamo avanti qua. In queste due curve occhio, perché si può sempre creare un gap ed è sempre meglio non avere la squadra davanti che lavora, perché rischi solo che ti imbrogli e tipo ti ostruisca, ecco, e mi veniva il termine. Occhio che ci stacchiamo con Philippe Gilbert. Attenzione, Bennett e Gilbert. Ora dietro chi è che sta tirando? Moric della Bahrain. McLaren. Occhio che siamo quasi all'ultimo chilometro, abbiamo vantaggio sul gruppo, solo con noi Gilbert. Ultimi 1000 metri, andiamo a fare il nostro sprint per provare a vincere una tappa con Bennett, la più importante per le volate, quella sugli Champs-Élysées, e riusciamo a vincerla. Bellissima ultima tappa.
Queste sono le ultime classifiche di questo tour, l'ultima tappa che andiamo a vincerla con Sam Bennett. Riusciamo finalmente a vincerne una anche con Bennett. Poi anche undicesimo Jacobsen, quindi si prende anche un bel piazzamento pure lui. Queste classifiche generali finali. Riusciamo a vincere il tour con Alaphilippe, sfruttando sempre ogni percorso favorevole, attaccando. Siamo riusciti a battere Roglic, nonostante è più forte di noi in montagna ed è anche più forte di noi a cronometro. Quindi direi ottimo. Veramente non pensavo di riuscire a vincere il tour con Alaphilippe. Invece ci riusciamo. Ci riusciamo anche a prenderci la maglia Pua con Evenepoel e anche la maglia verde con Bennett, quindi tutte e tre le maglie. Buon piazzamento nella maglia bianca con Evenepoel quarto, quindi non male. Squadre decimi, può andare bene perché ci sono tante altre squadre molto più attrezzate di noi appunto nelle montagne, nelle lunghe scalate. E finiamo anche secondi nella classifica combattività. Quindi direi un grandissimo tour e ci si vede alla prossima, sempre qua con Tour de France 2020. Ciao ciao a tutti!